Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla in questa puntata d'eccezione, perché questa è una puntata eccezionale, è una puntata eccezionale perché da oggi ha il via esecutivo il cosiddetto governo Letta, un governo alla cui, diciamo, in cui si sono spartite le poltrone dei perfetti impostori della politica, gente che è lì per ridurre alla beffa il nostro paese. Se il nostro paese fino a questo momento perversa in una situazione drammatica, in una situazione quasi senza via d'uscita, questo quasi lo possiamo elidere perché da questo momento in poi non vi è alcuna possibilità di vedere la luce in fondo al tunnel. Siamo in una situazione drammatica. Questa situazione drammatica viene accentuata dai personaggi che siedono in qualità di ministri attorno a questo tavolo Letta. Gli italiani in questo momento sono inorriditi. Stiamo assistendo a gente raccapricciata dalla politica che non ce la fa più, vuole farla finita. E questa gente qui purtroppo, molti di loro sicuramente decideranno di farla finita, l'esortazione che voglio dare io, resistete, resistete, noi dobbiamo fare qualcosa. Facciamo intanto presenza all'interno delle istituzioni, poi non preoccupatevi, prima o poi verrà il momento che questi impostori verranno letteralmente defenestrati, defenestrati con i vecchi sistemi, non parliamo di una defenestrazione simbolica, ma prima o poi questa gente verranno buttate fuori, queste persone saranno buttate fuori dalle istituzioni per la finestra, perché la gente non ce la fa più. La cosa raccapricciante e che rammarica chi già conosce quelle che sono le intenzioni di questi signori è che gli italiani da qui a poco rimarranno con le braghe di tela. La gente ormai non ce la fa più. Abbiamo all'interno delle istituzioni gente che sta occupando dei ruoli di primaria importanza senza avere a cuore gli interessi dell'Italia. È gente messa lì solamente per porre al sacco il nostro paese. Tant'è che in ognuno di noi nel proprio nome vi è scritta una base storica su quelle che sono le sue caratteristiche, i suoi connotati, chi poteva essere il ministro che nel sistema delle finanze avrebbe messo al sacco il nostro paese? Poteva essere esclusivamente un saccomanno, saccomanno, ovvero il cleptomanno della politica. Per cui abbiamo a questo momento, in questo momento qua, seduti nelle camere del potere, gente che è lì per mettere al sacco l'Italia, togliere quelle poche risorse spicciole che sono rimaste, sono lì per togliere il sangue dalle vene degli italiani. Nella puntata di oggi abbiamo invitato il nostro esperto opinionista di fatti circa la politica nazionale, Patrizio Calzolai, e chiedo a lui un parere, vista anche la sua autorevolezza circa l'argomento, un parere a riguardo il cosiddetto governo Letta, il governo che andrà, è stato il governo preposto per mettere al sacco l'Italia per compiere la continuazione di quello che già è incominciato il governo Monti in maniera molto blanda. Questo sacco verrà portato avanti in maniera molto più accentuata e questo sta preoccupando l'Italia. Patrizio, a te la parola, darci qualche delucidazione su chi sono questi impostori. E sono una massa di persone corrotte che sta lì e che sta lì semplicemente per raccontare un mucchio di fresche. Quello che spicca fra di tutti è il ministro dell'economia, Fabrizio Saccomanni. Ricordiamo che in base alle sue dichiarazioni lui dichiarava che l'Italia avrebbe nel 2012 avrebbe avuto una perdita dell'1,5% e questa perdita naturalmente di GDP è arrivata al meno 2,8%. Quindi uno che sbaglia della metà lo mettiamo naturalmente a fare i conti per il governo. Perché allora come oggi ci ha azzeccato, infatti, quindi già posso dire che una persona del genere, che poi fra l'altro è stato l'ex direttore generale di Banca Italia dal 2006, già ci fa capire che di fatto noi abbiamo l'economia governata dalla BCE. Quindi già questo è un segno di cambiamento, perché ricordiamo che la Banca d'Italia fa parte del sistema delle banche centrali europeo e che è parte della BCE, quindi noi siamo governati da loro e da un membro che fra l'altro è stato anche vicepresidente della Banca Europea della Ricostruzione e lo Sviluppo. L'inciucio è stato funzionale a mettere al governo dell'economia un uomo del genere, un uomo che non ha la minima sensibilità politica, un uomo tenuto lì con il patto con la casta per cui io difendo le vostre pensioni e un attaglio a tutto il resto, perché ricordiamoci che questo, lui fa parte di quella categoria di gente che ci ha messo a dividere una marea di cazzate, tipo ogni tanto sentiamo la pubblicità contro i falsi invalidi, dice bisogna mandare i controlli, ma oggettivamente parlando, ma il problema è la persona che prende 250 o 500 euro al mese? No, non è quello il problema. Il problema sono quelli che prendono 50.000 euro di pensione, sono quelli che cumulano triple e quadruple pensione, ma quello che prende 250 euro al mese non è sicuramente il problema. Poi ricordiamo che in Italia la pensione di invalidità è stata quasi una sorta di reddito di cittadinanza che veniva data
dato agli disoccupati e si usava la pensione di invalidità perché? Perché grazie alla raccomandazione io potevo controllare i voti. Queste persone a sacco manni, piuttosto, molto probabilmente, piuttosto che dire che lui farà, nel senso, toccherà le pensioni dei privilegiati, farà la riforma che serve per rendere lo status sociale più funzionante. No, lui toccherà i soliti noti, perché è stato anche quello che con Monorchio propose di ipotecare, che lo Stato doveva ipotecare automaticamente tutte le casse degli italiani e poi in caso di default doveva naturalmente cedere le casse degli italiani. Qualcuno scrisse anche nei Soviet, nell'Unione Sovietica questo qui non accadeva. Quindi adesso noi pensiamo una persona del genere è una persona che è un incubo, questo domani fa approvare un piano in cui dice che l'IMU è pagabile che tramite garanzia sulla casa, tramite ipoteche obbligatorie, e dopodomani ti fa un'emissione di BTP garantiti dalle ipoteche sulle case degli italiani. Quindi cari ragazzi, insomma, state attento che è lui la persona che fece questa proposta assieme a Monorchio, e si rifà anche qui nella tradizione giuscista da Tremonti, perché anche Tremonti disse che problema c'è, insomma, se noi abbiamo 2.000 miliardi di debito lo paghiamo con i soldi delle casse degli italiani, e a posto di toccare i nervi scoperti come una riforma generale del welfare, noi che cosa facciamo? Ipotechiamo le case degli italiani e diamo le case ai tedeschi. E state attenti, perché questa cosa non è detto che non si faccia, visto che è stato messo lì. Quindi sappiamo che adesso il vero obiettivo dei tedeschi sono le case degli italiani, scippare le case degli italiani per poi mettere gli italiani in affitto e spremerli proprio proprio bene bene. Per cui attenzione, io sono anni che ripeto questa cosa, attenzione, perché quest'uomo lo fa, c'è un grosso rischio che lo possa fare quest'uomo, questo ministro dell'economia così chiamato. Mentre invece, come vedi, gli altri rappresentanti del cosiddetto governo Letta, io li vedo, gli altri rappresentanti sono tutti frutto dell'inciucio, sono tutte persone frutto dell'inciucio, per cui abbiamo al lavoro l'ex presidente dell'Istat, un altro famoso per truccare i dati, ma questo serve per dare l'impressione che noi abbiamo una sorta di ripresa, magari spostando un dato dall'inflazione di qui dall'altra parte e via. Ci abbiamo, però il resto sono tutti i membri dell'inciucio. Adesso aspetteremo pure che faranno la santa anche il sottosegretario, che ci sia stato questo inciucio, e faccio una domanda ai pindini: ma a posto di fare questo inciucio, ma non era meglio se a posto dell'inciucio andare a votare il Rodotà? Non era meglio, no, perché quelli lì sono lì per farsi i cazzi loro, per tenersi alti gli stipendi all'interno degli istituzioni. Sì, io mi rivolgo agli elettori. Sono lì per, mica scherzi, se mettono una persona che fa quello che deve fare, subito gli taglia le pensioni d'oro a tutta quella gente lì che prende 7, 8, 10 mila, 50 mila euro di pensione. Ricordiamo che fra i papabili come sottosegretario c'è anche Elio Vito. Chi è Elio Vito? Elio Vito è un ex democristiano accusato d'associazione a delinquere di scampo al mafioso, che alla domanda: ma lei si toglierebbe una pensione per risanare il debito? Ma che cosa me frega? Che debito lo pagano i poveracci? Questa pensione è lì per fare il sottosegretario al lavoro. Vabbè, sì. Ma quella lì, lui ha detto, perlomeno aver avuto l'onestà di dire quello che pensa, ma quella gente lì è tutta gente che è destinata, già qualcuno prende già delle pensioni d'oro, gli altri sono destinati a prenderle, e quella gente lì mica è scema che si va a togliere l'unica cosa che farebbe bene al paese, ovvero ridurre i privilegi a chi ha di più, perché l'Italia è un paese nel quale molta gente sta troppo bene, sta molto meglio della gente negli altri paesi d'Europa, c'è molta gente, però purtroppo che questa gente qua non rappresenta l'Italia intera, perché in Italia il 60-70% della gente, la gente normale, diciamo quelli che non vanno in giro a rubare e non danno supporto a chi va in giro a rubare, diciamo non sono complici col sistema, quella gente lì fa fatica ad andare avanti, arriva alla fine del mese che veramente non ce la fa più, è gente che oramai non ce la fa più ad andare avanti, non gli è rimasto più niente, e l'unica speranza che vedono questa gente qua è quella nel cercare di cambiare le cose mettendo all'interno delle istituzioni delle persone che abbiano a cuore quelli che sono gli interessi del nostro paese, cosa che in questo momento non sta avvenendo, e per questo io prevedo che da qui nel giro di 2 o 3 anni ma ci sarà una vera e propria rivoluzione, la gente ormai non ce la farà più, qualcheduno al posto di dire oggi mi ammazzo, mi butto dal ponte, mi taglio le vene, che cazzo me la fa fare ad ammazzare, prendo e ammazzo la causa del mio male, li faccio fuori, arriva lì qualcheduno prima o poi li farà fuori. E questa cosa qui mi preoccupa il fatto che questa, diciamo, livello di disoccupazione, gente che non ce la fa più, la disperazione, la politica che sta rovinando gli italiani, mi preoccupa, perché questo potrebbe portare il nostro paese ad una rivoluzione irruenta. Patrizio, a te la parola. Sì, infatti, questa parola, la cosa che salva ancora, te posso dire, queste persone della casta, è il fatto che molte di queste persone che hanno una, che si suicidano, cioè preferiscono suicidarsi fra sé e sé, e lo fanno principalmente per motivi economici, perché così dice la moglie prende la reversibilità,
poi magari prima fanno la separazione dei beni per quello. Però parliamoci chiaro, se questi a un certo punto gli scatta qualcuno che dice io c'ho una pistola, ma se a posto di farmi fuori io mi presento per esempio un consiglio regionale e li faccio fuori dai posti di tutti e aspetto la polizia, tutti i codipendenti, faccio una strage, aspetto la polizia che mi ammazza, se questa gente incomincia a pensare così, oppure mi piazzo con la fucile di fronte a Montecitorio, il primo piglio sparo, il primo che esce lì io sparo, questi gente, questi disperati, cosa succede? Perché? Perché noi queste persone si salvano, perché? Perché questa gente, piuttosto noi italiani ancora, piuttosto che reagire, ci rinchiudiamo in noi stessi, via. Ma se ad esempio succede come in Germania, dove una persona, perché è stufato tutto quanto, ha preso e ha tirato una rivolverata al deputato, ritenuto responsabile dei suoi problemi, cioè a quel punto cosa fanno i politici? Cosa fanno? E io faccio anche un appello, glielo dico, non esagerate ragazzi, perché gira che te rigira, qualcuno che gli scatta questo meccanismo di dire ma perché mi devo far fuori, devo ammazzare io senza portarmene 4-5 dietro, gira che te rigira qualcuno del genere, scappa. Per cui faccio un appello come se fossi un prete, convertitevi, altrimenti queste cose potranno accadere, persone che si faranno esplodere tipo in mezzo alla folla mentre un politico parla, tipo gli arabi. Ma io, guarda, secondo me questa cosa qui non accade, perché quando mai puoi vedere questi politici che sono al governo adesso parlare in mezzo alla folla? Ma già lo sanno che gli succede qualche cosa se vanno in mezzo alla folla, per cui... Infatti, però ti posso dire, questo che ha detto è uno scenario che può accadere. Se queste persone continuano così, a un certo punto basta poi che qualcuno incomincia a fare un sito tipo per aspiranti suicidi e si contrattano tutti quelli che hanno difficoltà economica, a un certo punto aspettano, arrivano lì e dici ma che cazzo me ne frega? Per dire, io ad esempio non sto in difficoltà economiche, ma se fossi in difficoltà economiche sarei uno di questi, entrerei in consiglio regionale di fare fuori tutti, aspetterei che arriva la polizia a battermi come un cane, così almeno vediamo un po', oltre ad andare all'inferno io ce ne porto 78 insieme se fossi io così. E infatti dico, questa è la cosa che li serve a questi politici, che ancora a poche persone è scattato. L'unico caso che noi segnaliamo è stato in Umbria, dove in Umbria una persona, diciamo, terrorizzava da Equitalia e dai politici, si è presentato all'interno di Equitalia e ha fatto fuori 4 persone prima di tirarsi la rivolverata al grido ma avete rovinato, ma adesso venite all'inferno con me, e sono stati quelli che gli hanno portato la notifica. Se questi fatti incominciano a diffondersi, l'Italia comincia a diventare un campo minato, perché a quel punto ci si incomincia, uno che dice ma che cazzo me ne frega, poi magari si mette a aspettare o il deputato che torna a casa, via, gli tira una rivolverata, oppure si piazza sopra un palazzo a Montecitorio e comincia a sparare lì. Cioè siamo lì che qualcuno può decidere di fare una cosa del genere e aspetta sempre, dice tanto morire per morire, almeno mi fa fuori la polizia, mi fa fuori l'esercito, ci fa schifo, però nel frattempo hanno portato i 78 dietro con me. Se iniziamo tutta una serie, se scappa fuori anche in Italia tutta una serie di attentatori, suicidi del genere, cioè può facilmente essere l'assettatore del terrore, perché sono cose che tu non controlli. Questo governo fatto così sta portando gli italiani alla disperazione. Sì, questo inciucio è una cosa che sta portando l'inciucio alla disperazione. Diciamo che questo governo, così come si configura, porta avanti il disegno di Napolitano di compiere questo alto tradimento nei confronti dello Stato, nei vantaggi delle lobby delle banche, tra cui anche porta vantaggio al sistema Germania, al sistema dei tedeschi, diciamo. È stato fatto solo a loro, uso e consumo, ma come sempre. Abbiamo in questo momento qui una Germania che sta esercitando la propria egemonia geopolitica nei confronti di altri paesi che sono paesi amici, che fanno parte della stessa comunità, la comunità europea, e questo sta portando il nostro paese, ma anche la Grecia, la Spagna, anche la Francia, se per questo, sta portando gli altri paesi al collasso. Per cui che senso ha avere un'Unione Europea nella quale due o tre soggetti stanno egemonizzando tutto il sistema? Diciamo, abbiamo due o tre soggetti che comandano e pongono tutto il sistema stesso nelle condizioni di svenare gli altri a proprio vantaggio. Che senso ha? Ma infatti sono cose che non hanno assolutamente senso. Sono cose che non hanno assolutamente senso, perché come giustamente mi è stato fatto notare da un russo, dice l'Unione Europea
non è un'unione. Perché? Perché non esistono mezzi e strumenti di comunicazione fra i vari stati. Ricordiamo, è stata l'unica unione che, in cui sono riusciti implicitamente a legalizzare la poligamia. Perché in Unione Europea attualmente che cosa c'è? Che è possibile, ieri stesso è stato scoperto qui da noi in Lettonia, il caso di un lettone che aveva 5 mogli, in cui si era sposato con una in Germania, con una diversa in Lituania, con un'altra diversa in Lettonia. E dice come? Dice ma non l'hanno beccato. Ma questo qui l'hanno beccato. In Lettonia non registrava i matrimoni e girava così. Cioè sono cose che si sentono e stanno all'ordine del giorno. Cioè almeno abbiate la cosa di fare una legge e di venire di ehi ragazzotti miei, se volete fa. Diciamo unifichiamo l'Europa anche con dei sistemi informatici, facciamo sì che vi sia comunicazione tra i paesi e vi siano delle banche date centralizzate. Voglio farti una domanda che magari te ci vedi qualche nesso. Tempo fa c'era stata Commerzbank che aveva preteso ad alta voce che venisse adottata una misura anche nei confronti degli italiani di prelievo coatto dai conto correnti, come esattamente si era proposto per Cipro ed è avvenuto questo a Cipro. Per cui te ci vedi qualche correlazione tra le dichiarazioni dei vertici di Commerzbank e il nuovo governo? Sì che ci vedo una cosa, perché? Perché guarda caso chi è ministro dell'economia? Ministro dell'economia è quello che ha proposto di ipotecare le casse degli italiani e di darle ai possessori di titoli del debito pubblico. Cioè guarda caso, stranamente, chi è? È questa persona. Guarda caso, ma guarda un po', tanto come si direbbe qualcuno. È la persona che ha fatto una proposta stronza del genere, poi dopo lo troviamo ministro dell'economia. Quindi è chiaro che fra tanti ministri dell'economia possibili più o meno corrotti ne potevamo trovare altro che una persona del genere potevamo trovare. Mentre invece Enrico Letta e diciamo non ci vedi implicazioni col sistema bancario. È chiaro, Enrico Letta pure è membro del gruppo Bilderberg. Il gruppo Bilderberg cosa sono? Sono i più grossi banchieri, i sciacalli della finanza, diciamo. Sì, sono i più grossi banchieri del mondo, sono quelli che, quindi lui di fatto è un esperto del gruppo Bilderberg. È stato un inciucio e per dire grazie anche al PD ci troveremmo Berlusconi senatore a vita. Boccia dichiarato. Quindi abbiamo Commerzbank che 2 settimane fa ha preteso da parte dell'Italia un prelievo coatto sui conto correnti degli italiani. Questa informazione è passata inosservata dai media perché prima delle elezioni del presidente non volevano puntare l'accento su questa cosa. Poi guarda caso viene ridato il consenso a Napolitano con la sua rielezione e si sta a questo punto compiendo un quadro nel quale vediamo un'Italia sorretta dal sistema dei banchieri. Abbiamo il governo, non abbiamo il governo delle persone che fanno la politica onesta, la politica dell'Italia, ma abbiamo degli speculatori che stanno facendo gli interessi dei banchieri che non sono imprese statali o governative, sono banchieri privati che si fanno i propri sporchi interessi a discapito degli altri, a discapito di chi lavora, della piccola impresa, delle grosse imprese, della gente comune. Questa è gente che è stata messa ai posti di comando da un sistema di banchieri per mettere al sacco l'Italia. L'unica differenza che nei tempi antichi, quando l'Italia veniva messa al sacco, era ben evidente perché il sistema era la spada, tu vedevi quello con la spada cosa combinava per la strada e tu riuscivi a capire, la gente comune riusciva a connettersi con quello che stava succedendo. Mentre adesso abbiamo un'informazione che non ti fa vedere le cose. Abbiamo gente che opera, mette al sacco l'Italia, però nei fatti questo loro operare non è bene evidente perché abbiamo assistito negli ultimi 10 anni a dei maestri nel mettere il fumo negli occhi alla gente. Per cui stiamo assistendo ad un'operazione infima, subdola, che molto probabilmente, perché poi qualcheduno un po' alla volta si sveglia, anche perché internet permette una informazione molto libera al di fuori del sistema lobbizzato e politicizzato dell'informazione pubblica e privata. Per cui un po' alla volta la gente si sveglia e prima o poi qualcheduno una pistolettata a questi signori qui che non ci rappresentano gliela tira. E questa cosa a me mi preoccupa perché io come sostenitore, come anche Patrizio, sostenitore dei sistemi di rivoluzione alla Gandhi, non pacifica, non violenta, a noi un po' la cosa ci preoccupa perché vedere l'Italia passare magari un periodo di sommosse e di insurrezione, questa idea qui non ci piace. Però a quanto pare quello che si sta prospettando è un preambolo alla rivoluzione. E io e anche Patrizio, noi per chi non ci conosce, noi viviamo belli, sereni, tranquilli all'estero, noi non abbiamo problemi, noi abbiamo casa, abbiamo tutto all'estero, siamo belli, tranquilli, sereni, ogni tanto andiamo fuori, ci si
si incontra, si va a mangiare. Noi non abbiamo i problemi che avete voi, perché voi vivete in Italia, chiaramente lo state prendendo in quel posto, lo state prendendo in quel posto. Però nel momento in cui ci giungerà voce per mezzo stampa o TV, la TV io non la guardo, per mezzo internet, noi prenderemo il primo volo per Roma e arriveremo a Roma con la bandiera. Arriveremo a Roma con la bandiera, faremo come ha fatto Lenin. Lenin, quando incominciò la rivoluzione d'ottobre, lui mica era in Russia, lui se ne stava tra Capri in Svizzera, stava facendo la bella vita. Quando poi ha saputo che in Russia era scoppiata la rivoluzione, che la nave Aurora aveva sparato i colpi a salve e ormai la gente si stava riversando nella Dvorzhoe Ploshed, la gente, Lenin cosa ha fatto? È partito di corsa come un razzo e si è unito alla gente e è salito su un podio con la bandiera. I giornalisti che c'erano lì, che si chiedevano ma chi è che ha fatto tutto questo, hanno additato lui e si è preso tutti i meriti. Per cui io e Patrizio, il giorno in cui scoppierà la rivoluzione, correremo in Italia. Io so che anche Patrizio c'ha già la bandiera già pronta, porteremo la bandiera e mostreremo la nostra solidarietà con il popolo italiano, perché noi in fondo desidereremo poter passare la nostra vecchiaia nel nostro bel paese. È chiaro, esatto, che in un paese, nella vecchiaia del nostro bel paese, liberato da questi parassiti, dove finalmente c'è le cose che funzionano, è questo che desideriamo per noi. È chiaro, io poi personalmente, nel caso in cui scoppi la rivoluzione, la mia solidarietà sarà totale e aperta a tutti, perché capisco la situazione che state vivendo, voi che non avete avuto la fortuna di poter emigrare. La mia e quella di Andrea Bruna è una solidarietà molto forte. Noi abbiamo avuto la fortuna di emigrare in giovane età, di essere accolti in paesi differenti, di farci una nostra vita fuori, ma vorremmo passare la vecchiaia a casa, quindi adesso stiamo cercando di far sì che il paese migliori, ma vedendo questo governo Letta le speranze oggettivamente sono poche e vediamo una rivoluzione violenta come probabile. Lo stesso Nigel Farage del UK Independent Party ha dichiarato di fronte alla Merkel che sono dei pazzi criminali, perché questo sistema, così come è stato creato, può far scoppiare rivoluzioni in Europa. Noi sappiamo che in Spagna ci sono state a Madrid 3 milioni di persone che hanno tentato l'assalto al Parlamento, e ricordiamoci che gli spagnoli, a differenza degli italiani, comunque, cioè, reagiscono e stanno prendendo e possono benissimo prendere a legnare. Il problema è questo, quindi noi stiamo e sediamo su una bomba. Poi ricordo anche il messaggio di Nigel Farage riguardo a quello che stanno dicendo, di quello che sta succedendo, qual è? Che col movimento verso Cipro per riprendersi gli euro, la Germania fondamentalmente sta dicendo è sbagliato investire soldi nell'area euro e nell'Unione Europea, andate fuori per tutelare, portate i soldi fuori, perché adesso come adesso sarà un bel disastro. Poi ricordiamo che l'euro ha bisogno, se soffre l'euro di una crisi deflazionistica, queste persone aggraveranno la crisi deflazionistica col PIL che cala, e molto presto arriveremo anche a prezzi calanti, che a differenza di quanto si possa pensare non è sicuramente una cosa positiva. Perché col prezzo calante cosa succede? Tu naturalmente sai che da oggi a domani e il prezzo della tua anguria, della tua cosa cala, e tu aspetti sempre più, ma dopo domani può essere più basso, quindi l'economia non circola. Ed è questo che ci vogliono portare i tedeschi, perché vogliono far calare il costo del lavoro, che ritengono troppo alto, vogliono far ridurre il paese alla fame e allo schiavismo. Quindi io esorto tutti quanti in maniera programmatica a cosa fare: a boicottare tutti i prodotti tedeschi immediatamente, visto che ci hanno messo sopra un governo coloniale, e oltre a boicottare tutti i governi di tutti i prodotti tedeschi, a reagire sempre in maniera non violenta a questo sovruso che si è andato consumando. Questo sovruso, ricordiamo pure che uno dei motivi che spinsero Grillo a dire no a un governo Bersani fu che quando Grillo propose votiamo l'ineleggibilità di Berlusconi, ebbe la risposta di Boccia a dire per noi non è il momento, non è il caso di votare l'ineleggibilità di Berlusconi. Ma quando cazzo sarà mai il momento allora? Quando è morto? Infatti, quando è morto, anzi, per dire, cioè, la cosa è questo, dobbiamo ancora oggi ringraziare il PD, questo partito di prezzolati di Berlusconi, perché? Perché Enrico Letta ha proposto di fare Silvio Berlusconi senatore a vita, quindi finché non muore non ce lo leviamo più dalle palle. Oltre a Bilderberg, gli diamo pure il premio di Bilderberg a Berlusconi per essere stato il primo a aver svenduto l'industria italiana, perché ricordiamo che Berlusconi assieme a Prodi firmarono l'atto di vendita dell'acciaio magnetico, prima di Berlusconi e Prodi. L'Italia era un paese esportatore d'acciaio magnetico, poi la ditta è stata
svenduta ai tedeschi per un decimo del valore di mercato, per un decimo, i tedeschi cosa hanno fatto? Hanno chiuso e hanno portato la produzione in Francia, quindi adesso l'Italia è un importatore netto. Se i debiti, se come dice Barnaniai, i debiti esteri per l'Italia aumentano, noi dobbiamo ringraziare principalmente due persone, Prodi e Berlusconi, che hanno firmato assieme nel 94 di molte ditte esportatrici italiane, hanno firmato la svendita. E queste persone, dopo Prodi e Berlusconi, siamo passati alla famiglia Letta, zio e nipote, che stanno lì. E allora a sto punto dico io, c'era una battuta su Facebook in cui si diceva, dopo Napolitano presidente vogliamo Andreotti presidente, primo ministro. Almeno Andreotti qualche cosa essenziale lo faceva, ma questi ci hanno proprio svenduto sotto costo ai nostri nuovi padroni, che sono i tedeschi. Molto presto ci aspettiamo pure che i tedeschi impongano la loro lingua come lingua europea e che ci facciano tutti parlare ein, zwei, drei, bitte. Ok Patrizio, la nostra puntata ormai è in via di chiusura, finito il nostro tempo a disposizione. Il messaggio che voglio dare a tutti gli italiani è resistete, resistete, resistete. Patrizio, che messaggio dai in chiusura velocemente? Io potevo lo stesso messaggio che diede De Gaulle da Radio Londra ai francesi, a tutti gli italiani di terra e di mare, mantenete le posizioni e resistete. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima e vi auguro che l'Italia non crolli come ormai facciano presagire questi politici che ci governano. Noi fortunatamente siamo all'estero, però la nostra solidarietà col popolo italiano, con i nostri connazionali, è massima. Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima.